in ogni donna è presente sempre il fatto di poter usare la seduzione per ottenere un vantaggio. Quindi ogni donna può diventare una prostituta e se esiste santa è una malattia, una grave malattia. A pronunciare queste parole così forti non è un matto, ma uno psichiatra, Raffaele Morelli, noto psicoterapeuta. Da quanti anni lei è psichiatra? 40 anni, 41 anni. E l'argomento a cui si sta riferendo è quello più discusso delle ultime settimane. Harvey Weinstein was fired by his own company after the New York Times reported sexual harassment allegations against him over 3 decades, which he denies. Uno scandalo che è sì partito dagli Stati Uniti, ma che poi si è diffuso a macchia d'olio in molti altri paesi. Anche noi abbiamo trattato l'argomento, dando voce, ad esempio, a tutte quelle ragazze italiane che desideravano denunciare gli atteggiamenti e le molestie subite da alcuni registi e produttori. Poi, qualche giorno fa, è successa questa cosa. Ero in macchina, stavo andando verso la redazione, quando a un certo punto alla radio sento una voce che dice: dietro ogni donna c'è una prostituta. Alzo il volume e riconosco la voce. Era proprio il dottor Morelli. A quel punto abbiamo deciso di incontrarlo per ascoltare il suo punto di vista. E quello che ci ha detto farà molto discutere. Partiamo dal produttore. Immaginiamo un uomo che non è uno stupratore, ma che esercita la sua azione di dominio sessuale come modalità relazionale. Io mi relaziono con te per dominarti sessualmente. Noi facciamo l'amore non come pensiamo noi per godere, facciamo l'amore perché è l'unico modo che ha il cervello per realizzare se stesso, per trasmutarci, per farci scoprire talenti, capacità che altrimenti non scopriamo. Questo è il sesso. E se tu perdi nel sesso il piacere e questa qualità, il sesso diventa lui il dominatore della tua vita. E quindi questo produttore non godeva, ma voleva dominare, umiliare. Non è previsto mai nel dominatore l'innamoramento, non accade mai. Lei può frequentare una persona e pensare di portarla a letto, nell'andarci a letto però lei non può prevedere che cosa accadrà. Nel dominatore invece è già previsto: la voglio a letto, la voglio umiliata, la voglio dominare, voglio che faccia certe cose a letto e proprio quelle, e voglio che lei ceda. Questo è il punto chiave della questione. E secondo il dottore, un uomo che si impone in questo modo nella realtà nasconde una profonda tristezza. Lei lo guardi negli occhi dai filmati, lei ha visto un uomo che ride? L'ha mai visto ridere? Non l'ha mai visto ridere. E guardi le donne che aveva vicino, o ridevano in circostanza o avevano il gelo dentro gli occhi, la paura. E tu come fai a vivere in un mondo a cui fai paura? Vuol dire che dentro di te la paura è talmente forte che tu non esisti. Quindi stai coltivando un personaggio che sta uccidendo la tua affettività, la tenerezza, la dolcezza. Se non puoi concederti uno spazio neanche nell'amore, pensa che tormento dentro devi avere. Ma a prescindere dal disagio interiore che può spingere un uomo del genere a commettere un fatto del genere, sempre secondo il dottor Morelli, anche le sue vittime hanno contribuito a far sì che quel fatto potesse accadere. Molte donne che hanno fatto tutto questo col produttore ritenevano di condurre loro la danza, ritenevano di concedersi a modo loro, magari di fingere degli orgasmi. Poi si trovano a contatto con un uomo che non è uno stupratore, ma è un dominatore, quindi incalza con meccanismi che tu non conosci. Teniamo presente che le persone come il produttore hanno tutte una caratteristica: sono molto acuti nel cogliere le debolezze dell'altro, molto acuti. Io posso dire una frase che tocca le tue fragilità, magari siamo a cena, magari siamo in una stanza, so cosa ti indebolisce, so cosa ti rende fragile. Allora arriva quella frase che ti rende fragile, per un attimo ti commuovi e quando sei commossa le tue difese diminuiscono. E loro si infilano lì dentro. Ma quell'azione, quindi, se la ragazza in questione è maggiorenne, è lecita? Ma vede, la giustizia punisce quando c'è la violenza sessuale e giustamente la punisce duramente. Ma se noi dovessimo portare in tribunale la violenza psicologica, noi porteremmo in tribunale il 90% del paese. Provi a pensarci. Quante volte ha detto un sì ad un capo e avrebbe voluto dire no? E quante volte ha dovuto recitare? Chi di noi non l'ha fatto, no? Quindi anche dentro ogni uomo c'è la fantasia di accondiscendere a cose di cui non condividi praticamente nulla. Però questo fa parte del gioco della vita, non possiamo pensare di portare in tribunale le nostre accondiscendenze. Questo vuol dire che tutte queste ragazze che hanno comunque acconsentito a un rapporto sessuale dovrebbero sostanzialmente farsene una ragione, se l'hanno fatto. Non soltanto farsene una ragione, ma avere cura, trattare come una sorella quella donna che si è prostituita, perché se la trattano come una nemica o la mettono sullo sfondo, potrà fare dei danni. Come avete sentito, per la prima volta il dottor Morelli usa il termine prostituzione. Ora, chiariamo bene. Delle tante storie che abbiamo sentito nelle ultime settimane, ci sono stati casi di ragazze che sono state stuprate. E qui non si discute, perché si è trattato di violenze, di abusi, e casi del genere vanno condannati duramente e basta. Altri casi, invece, hanno visto ragazze subire avance da parte di un uomo potente senza riuscire a trovare la forza per reagire. Ecco, secondo il dottor Morelli, questi casi rientrerebbero in un certo qual modo nell'ambito della prostituzione.
Cosa succede quando una donna a distanza di anni parla del suo essersi prostituita con un uomo, per esempio, per il successo? Succede che si sente sporca. Nel sentirti sporca, però, in qualche modo stai facendo la pace con te stessa, perché ti accorgi che dentro di te ci sono altre qualità, altre donne. Questo bisogna capirlo molto bene. Nella vita non bisogna migliorare, non devo diventare più brava, devo completarmi. E come ti completi? Portando con te le tue contraddizioni, portando con te insieme alla donna pura la prostituta, perché in ogni donna sono presenti ambedue i volti. Lei sta dicendo che in ogni donna c'è una prostituta? Le dico di sì, è così. Quindi anche in mia madre, in mia moglie, nella mamma, nella moglie, nelle figlie, nelle sorelle, dappertutto, in ogni donna è presente il fatto di poter usare la seduzione per ottenere un vantaggio. Possiamo dire che è una prostituta? No. Però possiamo dire che oltre un certo limite, dentro quella seduzione per ottenere un vantaggio, c'è la prostituzione. Quindi ogni donna può diventare una prostituta, ogni donna può agirla oppure tenerla sullo sfondo. Nella stragrande maggioranza delle donne può essere capitato che una volta abbiano agito prostituendosi per ottenere dei vantaggi, perché non c'è soltanto la prostituta di strada che è legata ai contanti. Quando una donna sta con un uomo e a quest'uomo gli dà il corpo per avere un vantaggio o più vantaggi, si sta prostituendo. Bisogna chiamare le cose con il loro nome. I vantaggi non sono soltanto vantaggi economici o di successo, sono anche vantaggi affettivi. Provi a immaginare una bambina di 6 anni. Tesoro, mi dai un bacio? No, oggi non lo voglio. Dai, dammi un bacio, non lo voglio. Ti compro la bambola. Cosa vuol dire? Che in questo gesto c'è il seme della prostituzione? Questo gesto noi stiamo seminando l'idea che l'affettività è legata a dei vantaggi. E lo seminiamo già dagli albori dell'essere. Ma lo seminiamo noi o è insito nella bambina? Non c'è niente che seminiamo che non sia insito. Però in questo caso c'è una situazione un po' al limite, che vede un uomo con in mano un potere nei confronti di una donna che in quel momento ha bisogno di quello che lui gli può dare, che può portarla a fare un qualcosa che in realtà non vorrebbe fare. È evidente che a 21 anni, 22 anni, 23 anni, tu sei dentro una psicologia sognante, diventare la grande attrice, diventare la grande modella, il successo, ma in questo stato sei più facilmente preda dell'uomo dominatore. Che cosa devi sapere, e devi averlo ben chiaro, che qualsiasi successo tu voglia raggiungere deve basarsi prima di tutto e più di tutto su delle tue capacità. Uno come Weinstein, che dovrebbe fare? Andare da qualcuno bravo, dove impara a conoscersi, impara a vedere questo lato malvagio, distruttore, come una presenza costante nella sua esistenza, e impara a vederlo come parte di sé. E una come l'attrice di cui stiamo parlando che deve fare? Perdonarsi. Perdonarsi più e più volte. Noi stessi in trasmissione, in relazione a questo argomento, abbiamo detto: ragazze, parlatene, denunciate pubblicamente quello che vi è accaduto, perché è l'unico modo per fermare questo schifo. C'è un errore allora? Qualcosa di positivo c'è stato, perché è venuto fuori che il tema riguarda molte più donne di quello che si pensa, che vi sono uomini che sono lì soltanto per far sì che tu poi ti disprezzi e che da quegli uomini devi stare alla larga. E abbiamo imparato un'altra cosa, che il successo viene molto più facilmente dalla spontaneità, dalla naturalezza e non dall'esibizionismo. In molte di queste attrici che parlano c'è tanto esibizionismo. In altre c'è il dolore puro, cioè il dolore di chi si sente sporca perché ha fatto qualcosa che pensano gli abbia rovinato la vita. Si fa bene a parlarne per posizionare bene il problema e perché facciamo capire il rischio che si corre. È bene parlarne perché entrambi gli attori, l'uomo malato di dominio, possa evitare per se stesso dei danni psichici gravi che arriveranno prima o poi. E per la donna imparerà a non farsi usare, perché facendosi usare poi pagherà delle conseguenze che potranno essere il sentirsi sporca, gli attacchi di panico, eccetera. Detto questo, devi poi imparare a stare con tutto questo da sole, a tacere, perché soltanto il silenzio, soltanto l'obbrio, soltanto stando con la prostituta che hai scoperto che c'era in te, tu potrai conoscere la maturità, il completamento. Dottore, noi continuiamo e continueremo a dire: ragazze, denunciate. Ma come fai a denunciare quando tu sei stata consensualmente a letto con lui? Che cosa denunci? Il concedersi a fronte di una forte pressione psicologica è un qualcosa che alla fine non è consensuale. Ci sono centinaia di donne che si dicono paralizzate, incapaci di reagire in determinate situazioni. Cos'è che ha fatto sì che tutte queste donne improvvisamente siano messe a raccontare questa storia che per 30 anni, 40 anni, 20 anni non hanno raccontato? Perché tutte insieme? Perché tutte hanno sentito che in quello che è accaduto sì c'erano loro, ma che in qualche modo sono entrate in un binario dove non potevano più dire di no. Perché il nostro mondo interno è fatto così, che quando io mi dimentico di me, quando io mi metto sullo sfondo, quando io faccio cose che so che non mi vanno bene o che non vanno bene, io posso distruggere la mia identità e quindi rimango paralizzato. Allora la perdita di identità è il pericolo di tutto questo, e non la puoi certo recuperare andando a dirlo in televisione. Bisogna avere il coraggio di dire che da un certo punto di vista aver superato una prova come questo ti rende veramente una donna. Cioè ti migliora? Ti migliora. Che cosa ti migliora nella vita? Sbagliare, perdersi e ritrovarti.
Un uomo e una donna sono uomini e donne soltanto se hanno superato, portato con sé cose non belle, cose non buone. Quindi è meglio avere accanto una persona che almeno una volta nella vita si è prostituita piuttosto della classica santarellina, è questo un messaggio? Assolutamente sì, perché la classica santarellina prima o poi, siccome l'inconscio vive della legge del pendolo, si prostituirà. La donna santa non esiste, e se esiste santa è una malattia, una grave malattia. Se io faccio un'addizione, viene fuori che tutte quelle attrici che hanno accettato o subito determinate situazioni per star bene possono fare semplicemente una cosa: accettarle e tenere tutto per sé. Questo è il suo consiglio. Se da me viene una persona in psicoterapia e mi dice: dottore, voglio dirle una cosa che non ho mai detto a nessuno, sai cosa gli dico io? La tenga con sé, la tenga per sé. I grandi uomini e le grandi donne si seppelliscono coi loro segreti. Noi siamo un'epoca che parla troppo. E bisogna tenere attenti a un'altra cosa. Siamo un'epoca molto esibizionista. Molte di queste attrici che parlano del loro passato sono esibizioniste e pensano che cantando il loro dolore il mondo le assista. A nessuno interessa la loro storia. A nessuno interessa. Ragazzi, a noi invece le vostre storie interessano e ci interesserebbe anche sapere che cosa ne pensate rispetto a quello che ha detto il dottor Morelli. Quindi scriveteci, perché comunque parlarne va sempre bene.